Qui abbiamo sintetizzata l'operazione di slicing, vedete un'emisfera, ovviamente intersecata con dei piani paralleli equidistanti di una distanza delta S, e qui evidentemente questo è l'eccesso di materiale che ci ritroveremo poi sul prototipo fisico. Questo è il modello virtuale, evidentemente poi qui abbiamo un eccesso. Lo slicing si fa all'esterno del pezzo in modo da invilupparlo e far sì che mediante finitura manuale si possa, diciamo, ripristinare la superficie nominale del CAD. Se lo facessimo all'interno dal punto di vista matematico non cambia nulla, ma avrei delle difficoltà in fase di finitura perché poi dovrei aggiungere materiale e questo non è possibile. Quali sono le tecniche di fabbricazione additiva più diffuse sul mercato? Una classificazione che può essere fatta, una classificazione tecnica basata essenzialmente sulla tipologia dei materiali utilizzati. Abbiamo tecniche basate sulla polvere, tecniche basate sul liquido e tecniche basate sui solidi. Da un punto di vista cronologico sono apparse per prime le tecniche basate sui liquidi. Utilizzando un liquido abbiamo due principi che possono essere utilizzati per costruire le sezioni, e precisamente la stampa a getto e la fotopolimerizzazione. Cronologicamente è apparsa prima la fotopolimerizzazione, che può avvenire o con una sorgente laser, e in questo caso abbiamo la stereolitografia, o con una lampada ultravioletti e abbiamo il processo PolyJet. Con la stampa a getto, viceversa, abbiamo una testina di stampa, anziché depositare inchiostro, deposita il materiale di costruzione. Diciamo, questa tecnica prevede, diciamo, due varianti, il multi-jet modeling e il drop on demand. Poi passiamo ai solidi. Partendo da un materiale solido possiamo utilizzare l'incollaggio, il laminate object manufacturing ormai poco utilizzato, direi quasi scomparso dal mercato. Viceversa con l'estrusione, abbiamo l'estrusione di un filo di materiale termoplastico, sicuramente tecnica molto più interessante, una delle più diffuse a livello internazionale, e abbiamo il fused deposition modeling. Le polveri, diciamo, sono sicuramente molto interessanti, in quanto, diciamo, partendo da polvere io posso utilizzare un solo componente oppure un componente più dell'elegante. Secondo caso, componente più elegante, abbiamo una testina di stampa che deposita della colla su un letto di polvere, e la tecnica si chiama 3 dimensional printing, da non confondere con la stampa a getto, perché nella stampa a getto la testina deposita il materiale di costruzione, nel 3 dimensional printing la testina deposita della colla che va a aggregare delle particelle di polvere. Anche questa tecnica però, diciamo, direi che non ha esaurito la sua forza commerciale. Sicuramente quelle più interessanti appartengono all'utilizzo di un solo componente. Quindi noi abbiamo un componente di materiale sotto forma di polvere e, diciamo, la possibilità di trattarlo con il laser o col fascio elettronico. Quindi abbiamo il selective laser sintering, il selective laser melting e l'electron beam melting. L'aspetto interessante è qui che abbiamo molti materiali che classificabili in famiglie di materiali termoplastici, anche autoestinguenti, miscele metalliche, andiamo dal bronzo nickel fino al lincone, e in alcuni casi, diciamo, un po' meno utilizzato, abbiamo la possibilità di trattare anche delle sabbie Croning per applicazioni di fonderia. Sicuramente nel settore dei metalli e dei materiali termoplastici la tecnica selective laser sintering, selective laser melting e electron beam melting sono sicuramente molto interessanti. Un secondo metodo di classificazione più commerciale che possiamo individuare è quello di dividere i sistemi tra modellatori concettuali, quindi sistemi tra virgolette low cost, che richiedono un costo di investimento inferiore ai 30.000-40.000 euro, che sono destinati, diciamo, ad applicazioni in fase di sviluppo prodotto al posto di una stampante, quindi si utilizza questo modellatore per stampare il progetto. L'obiettivo di questi modellatori è di non fare prototipi funzionali, ma sostanzialmente di fare modelli per la visualizzazione, per definire lo stile, per verificare degli ingombri, ma nulla di più. Poi abbiamo i veri e propri sistemi industriali, quelli che ci permettono, diciamo, di realizzare i veri prototipi funzionali, di cui vedete molti esempi esposti con varie tecniche in questa sala. Sistemi industriali che ci permettono di fare la cosiddetta prototipazione funzionale, quindi testare il componente con le prove di esercizio che saranno previste poi per il funzionamento. Si può fare del rapid tooling, quindi applicazioni nel settore della costruzione degli stampi di preserie.
applicazioni nel settore di rapid casting, applicazioni in fonderia e infine applicazioni di rapid manufacturing, di produzione rapida, specialmente in certi settori come può essere il racing, dove i volumi produttivi sono molto bassi e in quel caso è molto difficile riuscire ad ammortizzare le attrezzature di produzione. Premesso questo, tanto per inquadrare il problema della fabbricazione additiva e la classificazione dell'utilizzo, vediamo di dare alcuni dati di mercato a livello internazionale. Questi dati sono desunti dalla guida Waller's Report, di cui ho riportato la copertina, dove l'APRI ha partecipato alla stesura per quanto riguarda i dati di competenza italiana. Questa guida riporta i dati chiaramente del 2011, dal momento che il 2012 non è ancora concluso. Quali dati, diciamo, ho riepilogato che possono essere di un certo interesse? Innanzitutto, questo grafico a torta mi dice quali sono i settori di impiego della fabbricazione additiva. Allora, vediamo che il settore automobilistico, che è stato trainante, diciamo, per molti anni, non è il settore più grande ormai, perché ci sono molti altri settori che sono cresciuti, comunque un settore importante che copre il 19% delle applicazioni. Se sommiamo automoto più beni di largo consumo, siamo chiaramente quasi al 40% delle applicazioni. Sono distinti, diciamo, per tipologia. Beni strumentali 11%, interessante il settore aerospaziale, che può beneficiare molto anche dal discorso del rapid manufacturing, perché le produzioni del settore aerospaziale non sono chiaramente milioni di pezzi. Un settore molto interessante, non vicino al mondo industriale, è il settore medicale e dentale, che copre il 15% delle applicazioni, quindi vuol dire che anche in settori lontani dall'industria ci possono essere applicazioni. L'educazionale, il militare e gli altri. A che cosa servono i prodotti realizzati mediante fabbricazione additiva? Allora, vediamo che il 18% serve per effettuare prove funzionali, il 12% test di assemblaggio, e quindi, diciamo, le prove funzionali includendo il test di assemblaggio sono circa il 30% delle applicazioni, la visualizzazione e i modelli di stili sono intorno al 20%. Poi abbiamo il master per il tooling, il 12%, il master per fonderia e, interessante, il dato della produzione rapida. Questi non sono prototipi, ma sono componenti definitivi. Ad esempio nel settore medicale, diciamo, tutte le protesi acustiche, diciamo, da inserire all'interno dell'orecchio vengono realizzate con queste tecnologie, perché in quel caso la produzione è di un pezzo, in quanto ciascuno di noi ha un canale uditivo diverso dalla parte destra e dalla parte sinistra e diverso ovviamente da tutti gli altri. Quindi in questo caso è stato possibile, con l'utilizzo della reverse engineering e della fabbricazione additiva, realizzare elementi personalizzati, e questo ormai è diventato uno standard. Dati di crescita del fatturato legato alla produzione rapida, quindi componenti definitivi. Vediamo che il trend di crescita è superiore intorno al 20% all'anno, diciamo nell'ultimo biennio. Ciò significa che stanno crescendo le applicazioni, evidentemente non è il settore automobilistico classico, ma sicuramente può essere il settore racing, sia auto che moto, il settore aerospaziale, il settore medicale, dove ovviamente beneficiano la possibilità di produrre componenti direttamente dal sistema CAD senza la necessità di attrezzature utensili. Questo è un dato molto interessante. Qua sono milioni di euro ovviamente quelli indicati qua. Dove sono installati i sistemi di fabbricazione additiva? Il 40% in Nord America, il 30% in Europa. In Asia, diciamo, siamo dato prossimo a quello europeo, ma ancora leggermente inferiore. Questo è il grafico che ho messo prima, questo è relativo al 2011. Qui c'è uno splittaggio maggiore per individuare meglio le regioni, quindi negli Stati Uniti abbiamo il 38%, poi abbiamo in Europa la Germania col 9%, la Francia col 3%, il Regno Unito 4,4%, l'Italia 3,9%, quindi sostanzialmente siamo il terzo mercato europeo. Il Giappone è 10%, la Cina è ancora qua, nonostante che è molto grande, ha comunque l'applicazione ancora limitata di questi sistemi. Andamento del fatturato complessivo. Allora, qui vediamo in questo grafico a colonne
nella parte azzurra è il fatturato legato alla vendita di sistemi e di materiali per fabbricazione additiva. Il grafico azzurro sono sostanzialmente i servizi conto terzi, quindi la produzione di componenti, diciamo, ricevendo il modello CAD e dando in uscita il componente o la preserie. Come si può osservare, ovviamente anche qua c'è stato un calo nel 2009, ma diciamo, la crescita è molto interessante, diciamo, la vediamo anche in questi dati. Tra il 2010 abbiamo fatto il più 25%, 2011 più 30% come service, 23% in più come prodotti e 28% in più come sistemi. Quindi sicuramente il settore a livello internazionale ha recuperato ed ha superato di gran lunga i dati del 2008. Questo significa che, nonostante che sia un settore piccolo, evidentemente non potrà mai essere un settore molto grande, però sicuramente un settore dinamico che ha saputo recuperare rapidamente le criticità emerse con la crisi. E attualmente sicuramente non è in crisi questo settore a livello internazionale, neanche a livello nazionale. Il fatturato legato ai materiali ovviamente segue chiaramente quel grafico precedente, si vede che diciamo, nel 2011 sono stati fatturati 327 milioni di dollari con una crescita del 27% rispetto al 2010. Qua sono tutti materiali per fabbricazione additiva, da fotopolimeri a polveri di materiali. Un aspetto interessante è che su questi 327 milioni di euro ben 155 sono legati ai fotopolimeri. Fotopolimero è sinonimo essenzialmente di stereolitografia e di processo PolyJet, ma soprattutto di stereolitografia. Quindi vuol dire che la stereolitografia è ancora una delle tecniche più utilizzate per realizzare componenti, soprattutto perché è la tecnica che è la più precisa attualmente presente sul mercato e permette anche la realizzazione dei di preserie passando attraverso gli stampi a silicone, sfruttando il fatto che, come ho detto, le superfici sono particolarmente curate con la stereolitografia. Fatturato del service conto terzi, a livello internazionale, si stima un fatturato complessivo di 643 milioni di euro, che è in crescita del 26% rispetto al 2010, ma anche Morigi potrà testimoniare dati analoghi anche per il mercato nazionale. Previsioni, e come si conclude il mio intervento, dati di previsione e sono abbastanza ottimistici, adesso diciamo, non arriverei a prevedere fino al 2019 perché non sappiamo che succederà sicuramente in quelle date, ma diciamo, parlando di dati anni vicini, tra 2013 e 2015, è prevista comunque un'intera crescita sia del settore materiale sia del settore servizio e sistema.